Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati anche questa sera. Prima del Santo Rosario, in compagnia della Vergine, abbiamo un po' ripercorso la GMG del 91 a Częstochowa e credo che il fioretto di questa sera ce lo suggerisce proprio Giovanni Paolo II. In quell'occasione, durante l'omelia che tenne nella solennità dell'Assunzione di Maria, disse una cosa molto forte. Disse: un mondo in cui l'uomo ha dimenticato di essere figlio di Dio e vive come se Dio non esistesse, la speranza più forte e la risposta viene proprio da voi giovani, dalla vostra gioia. Ma soprattutto ha detto che noi giovani siamo capaci di relazioni di vera fraternità e ancor più di accorgerci della bellezza della vita, non lasciando indietro nessuno, ma anzi, facendoci prossimi ai poveri e ai bisognosi. Credo allora che questo sia il fioretto di questa sera, e viene proprio dalle parole di Giovanni Paolo II: essere prossimi a chi è in difficoltà, a chi è nella povertà. E ci possiamo chiedere, ma quale povertà? Oggi esistono tante povertà, non è solo quella economica, ma sta a noi cogliere chi è quella persona che conosciamo, che è vicino a noi o che il Signore ci permette di incontrare, che ha bisogno del nostro aiuto. Fosse un aiuto concreto, più materiale o meno, ma essere prossimi e capaci di vicinanza, di gesti di tenerezza alle persone che ci circondano e che hanno bisogno del nostro aiuto. Vi lascio proprio questo fioretto da poter vivere insieme. Sperimentiamo la bellezza nella vita, della vita, attraverso proprio l'incontro con una persona che c'è accanto e che ha bisogno del nostro aiuto. Non tiriamoci indietro, ma testimoniamo che l'amore è più forte e vince qualsiasi debolezza, paura, fatica o stanchezza. Buona serata a tutti.